Era possibile fare meglio di così? Credo onestamente di no. La conferenza Nintendo, o meglio il Direct di Nintendo per questo E3 è stata una delle cose più belle di questo E3. Forse la tanto agognata boccata di ossigeno che tanto ci era mancata nei giorni scorsi, da un punto di vista di puro giocato. Cioè, i giochi mostrati durante il Direct sono la risposta alle tante delusioni dei giorni scorsi. Perché in questo Direct c'è stato tutto ciò che ci si poteva aspettare. Qualcosa per gli irriducibili della grande N, qualcosa per i giocatori più hardcore, qualcosa per i giocatori più casual, qualcosa per i giocatori più equilibrati, come posso essere io. Mi piace un po' tutto, dall'esclusivone Nintendo alle cose per casualoni, ai giochi più hardcore. C'è stato tutto. Letteralmente di tutto, e leviamoci subito il dente, come si suol dire, l'annuncio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Allora non si sa nulla, hanno fatto vedere solamente un teaser, però è già sufficiente sapere che esista il progetto e che sia in sviluppo e che, essendoci stato un teaser, non disterà più di un paio d'anni. Per cui la notizia è assolutamente iper positiva e già fa guardare al futuro con un certo entusiasmo. Cosa che insomma ultimamente con Nintendo sta ritornando a essere molto presente. Poi c'è stata la presentazione, diciamo, molto approfondita di Pokémon Spada e Scudo, che devo dire, gioco estremamente solido, sono curiosissimo di provarlo. Il 15 novembre uscirà, questa è una data ben definita, per cui non manca neanche tantissimo. E soprattutto, qua esce fuori un po' il bimbo che è in me. La presentazione di Luigi's Mansion 3 mi ha fatto tornare ai tempi del GameCube. Allora, è previsto nel 2019, manca una data ben definita, ma va bene così. Allora, parlate con uno che ai tempi del GameCube passò interminabili giornate a giocare a Luigi's Mansion. Diciamo che per me, che sono cresciuto con il Mega Drive, la PlayStation, eccetera, il primo vero contatto forte in cui ho compreso cosa fosse la Nintendo Difference fu proprio con Luigi's Mansion e Pikmin, ma vabbè. E questo Luigi's Mansion 3 ha rievocato in me tutte le sensazioni del primo Luigi's Mansion. Per cui ci ho rivisto tanto. Cioè, è rimasto fedelissimo a quello che è sempre stato il brand, a quelli che sono gli albori del brand. Per cui è quello che onestamente aspetto più di Zelda. Non me ne vogliano i fan di Nintendo, ma per me è qualcosa di particolare questo Luigi's Mansion 3. Per cui lo aspetto con grande curiosità. In più, hanno rimandato purtroppo Animal Crossing al marzo del 2020, ma insomma non si può avere tutto dalla vita. E un altro gioco che mi ha colpito parecchio è stato Astral Chain, il nuovo titolo di Platinum Games, in uscita il 30 agosto, per cui tra poco. E sembra veramente tantissima roba. Questo ulteriore approfondimento è stato quel che serviva per convincersi definitivamente della bontà del progetto. Lo aspetto con tantissima curiosità, perché non sembra avere grandi difetti. Insomma, Platinum Games ci ha abituato a ridefinire il concetto di action moderno. Sembrano stati in grado di insomma, sembra sia stato fatto anche questa volta. Per cui non possiamo veramente, non potremmo essere più ottimisti di così. Ecco, hanno annunciato No More Heroes 3. Altro brand classico che tornerà nuovamente, che insomma la premessa sembra, insomma, si sa poco per il momento obiettivamente, però cioè è stato un susseguirsi di ottime novità, ottime notizie, qualche sorpresa e qualcosa per i giocatori un po' più canonici, classici. Allora, arriveranno Resident Evil 5 e il 6 in autunno. Arriverà Elder Scrolls Blades, lo sappiamo, l'abbiamo già detto durante la conferenza Bethesda. E soprattutto, lasciatemi chiudere con questo, la mia panoramica generale di questo Direct, The Witcher 3 nella sua edizione completa in arrivo quest'anno su Switch. Che gli vuoi dire? La versione completa, rivista, ottimizzata, con tutti i DLC, su una console portatile, penso sia il sogno proibito di chiunque, e se non lo è, probabilmente mentite nel dirlo. Per cui, ripeto, è stata una conferenza in cui non è mancato niente. C'è stato tutto ciò che ci si potesse augurare perché tutti quanti i giocatori, a prescindere dai propri gusti, avranno qualcosa per risultare totalmente appagati, per essere felici. Non ci può essere amarezza dopo una conferenza così. Per quanto io sia la persona più critica del mondo, e lo sapete,
quando c'è da picchiare picchio, quando c'è da criticare tantissimo critico. Cerco sempre di essere obiettivo, però, e in questo senso non c'è niente da poter criticare. Non c'è niente da poter criticare. Mi sono sforzato di trovare qualcosa che fosse criticabile. Non c'è, non c'è, ragazzi. Non. E sapete bene che io sono l'ultimo dei fanboy per quanto riguarda il mondo Nintendo. Per cui, veramente, tanto di cappello. Complimenti a Nintendo che ha saputo tirar fuori un altro direct di livello assoluto. In cui, ripeto, faccio fatica a trovare qualcosa che faccia storcere il naso e la bocca. Per cui, magari fossero stati tutti così le conferenze, ecco, magari. Per cui, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Con questo si chiude, insomma, la nostra copertura degli eventi, delle conferenze delle tre. Non ci resta che approfondire tante cose. Insomma, questo E3 ci ha lasciato con tanti temi, con tanti argomenti, con tanti dubbi, con tante curiosità, con tante gioie e tante delusioni. Ne parleremo nei prossimi giorni, ma resta il fatto che chiudere così sicuramente rende meno amaro un E3 che doveva essere esplosivo, che è stato solido, privo di grandi spunti, privo di grandi sorprese, se non quando è arrivata Nintendo, che ha salvato un po', secondo me, la baracca in generale, regalandoci quelle sensazioni un po' nostalgiche, un po' infantili, che ogni giocatore degno di questo nome non può dimenticare anche in età più avanzata.